Passato il Ferragosto, tempo di fare i primi bilanci e di vedere un po' come il commercio, come il turismo ha risposto a quest'estate del 2009. Siamo con Eugenio Michelino, presidente dell'ASCOM di Procida. Allora Eugenio, come sono andati questi primi tre mesi di estate? Se l'estate è iniziata, se ci sono stati frutti, cali? Dici un po' tu. L'estate non è mai iniziata, anzi gli operatori ancora stanno aspettando l'inizio della stagione. Siamo stati colpiti da varie emergenze, compreso l'emergenza dell'inquinamento via mare che ha danneggiato in modo indiretto gli operatori di Procida. La crisi si vede, si ha difficoltà ad andare avanti, ma gli operatori non si spaventano. Stiamo rimettendo in campo già per settembre gli stati generali per cominciare a farci sentire come Procida, come realtà imprenditoriale forte con più di 300 imprese, siamo pronti a rimetterci in gioco, seppure con enormi difficoltà. Allora, Presidente, sicuramente, come sai, questo è il periodo di preludio a quello che sarà la campagna elettorale per le elezioni comunali che si svolgeranno la prossima primavera. L'ASCOM, quali sono le proposte, quali sono le richieste che formulerà nei confronti dei partiti che intenderanno proporsi per guidare l'isola? Ma il nostro slogan forse è unico, noi vogliamo un'isola vivibile, un'isola dove si può fare turismo, un'isola dove si può fare impresa, dove la si può godere al massimo, quindi ascolteremo tutti i partiti politici, cosa vogliono dirci e presentarci e noi saremo a disposizione per dare il nostro contributo attivo alla crescita del Paese. Come diceva una canzone dei Righiera, l'estate sta finendo, passato il Ferragosto è tempo di fare un minimo di bilanci. Con noi l'assessore al turismo, grandi eventi e cultura del Comune di Procida, Enrico Scotto di Carlo. Allora, assessore, come è andata questa parte dell'estate, parte abbastanza lunga, anche se ancora qualche cosa ci attende? Sì, assolutamente sì, se ti riferisci poi in particolare agli eventi, credo che sia stata un'estate assolutamente esaltante, grande partecipazione. Insomma, davvero un'estate importante che secondo me segna una traccia decisiva anche per il futuro. Intanto le rappresentazioni teatrali con la rassegna estiva è stata davvero un successo. Sì, è stato un successo addirittura superiore a quelle che erano le aspettative. 9 compagnie che hanno prodotto tutti i loro talenti quest'estate e li hanno esposti in maniera davvero importante. E poi ovviamente tutto il resto. Riuscitissima la Graziella. La Graziella anche è stata molto bella, è importantissimo il format che si è creato con la partecipazione di tutte le associazioni che hanno partecipato attivamente e veramente con grande impegno. Quindi veramente un grande grazie a tutta la popolazione attiva che ha partecipato a questa estate rendendola sicuramente più gradevole a tutti i turisti. Ora, al di là di questo scorcio di cartellone del mese di agosto, sì, per settembre, il mese della cultura tradizionalmente per Procida, no? Sì, settembre avremo una settimana della cultura molto molto originale e molto bella, intanto con l'associazione dei Portoni Aperti sarà organizzata appunto la prima manifestazione della settimana e credo che dovrebbe partire il 12, quindi con qualche giorno di anticipo, e poi concludersi con la cerimonia di premiazione il 19 di settembre. Per quanto riguarda naturalmente la cerimonia di premiazione è prematuro dare anticipazioni, naturalmente ci saranno grandissimi nomi e sarà una serata molto bella, sicuramente da non perdere. Ora, assessore, sappiamo che di quello che sto per chiederle non è che ha molta voglia di parlare perché la riguarda direttamente, lei quest'estate è uscito con un libro, Alchimia Procida, che sembra che sia uno dei libri più letti che oggi si trova nelle edicole di Procida. Perché questo libro e che cosa ha voluto significare? Beh, adesso andiamo sul personale. Alchimia Procida era un mio sogno. Io avevo pensato di scrivere un qualcosa che a mio giudizio non c'era nel panorama letterario procidano, e letterario naturalmente tra virgolette, e penso di essere riuscito a scrivere esattamente il libro che volevo scrivere.